Nel cuore del Parco Nazionale della Tara, lentamente si risveglia Rastisht, un villaggio rurale di sole sette anime. Tra gli indumenti di lana locali e l'arachia, solo la sera prima erano tutti riuniti allegramente al tavolo. Nel silenzio riecheggia un gallo che segna l'inizio di un nuovo giorno. Qui il tempo sembra essersi fermato, lasciando ansia e stress lontani dai suoi polverosi sentieri. Ogni cosa scorre seguendo il suo ritmo biologico. Uomo e natura vivono in simbiosi. Madre Terra è l'unica padrona. Gli abitanti la ascoltano e rispettano profondamente. Sanno che lei li saprà ripagare con i suoi frutti. Ora che sono tutti svegli, finalmente arriva il momento della colazione, un'occasione per trascorrere il tempo assieme, giusto prima di rimettersi al lavoro. E quale lavoro migliore della preparazione dell'arachia? La Slivovica è un profumato distillato ottenuto dalla fermentazione delle prugne. Bevanda tipica dei Balcani? Simbolo indiscusso della Serbia. Finalmente ci mettiamo in marcia. Un mezzo decisamente insolito. I sentieri più battuti nel Parco Nazionale della Tara, ad accoglierci c'è una folta foresta. Casa della Pancicevo Morica, il Peccio Morica, un albero sopravvissuto all'era glaciale, di cui oggi sono rimasti solo pochi esemplari, localizzati quasi tutti qui. La fredda acqua delle sorgenti sotterranee sgorga come un prezioso dono della terra per rinfrescarci lungo il nostro percorso. Gli aceri di queste terre sono i più apprezzati per la liuteria. Da essi si ottengono le tavole armoniche dei violini. Giunti alle principali vedette, lo sguardo si perde sulle drine di suoi laghi, che bagnano i confini della Serbia e della Bosnia.
E dopo un caffè ed un bicchierino di rakia dal capo della Guardia Forestale, ci rimettiamo in marcia per visitare la vallata. Attraversiamo gli imponenti tunnel scavati nella roccia. Oggi consentono di raggiungere il lago di Peručac. Un tempo persone e carri dovevano risalire il fiume per giungere al villaggio. Mentre andiamo verso Baina Bašta, ci fermiamo ad osservare gli Stečci, pietre tombali medievali patrimonio UNESCO. Stanchi ma appagati, all'imbrunire giunge il momento di tornare a casa. Dopotutto, anche le pecore devono andare a dormire. Dopo questa intensa giornata ci riuniamo tutti attorno alla tavola per consumare un gradito pasto che i generosi padroni di casa hanno gentilmente condiviso con noi. Le esperienze vissute rimarranno per sempre nel nostro cuore, dove serberemo il ricordo di questo luogo in cui il tempo sembra scorrere ad un altro ritmo.